Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Shadows Over Innistrad. La battaglia per Zendikar si è conclusa, i titani Eldrazi, Ulamog e Kozilek sono stati eliminati nello scorso episodio per chi se lo fosse perso. Nonostante la vittoria, tuttavia, la mente di Jace è turbata e i suoi dubbi gravitano intorno al Planeswalker Sorin Markov, che un tempo collaborò all'incarcerazione degli Eldrazi. Perché non è tornato per combatterli questa volta? La ricerca della risposta ha inizio sul piano natale di Sorin, Innistrad. Quindi questo è Sorin. Chissà cosa è successo a sto Sorin. Tra le oscure montagne di Innistrad, Jace Beleren inizia la sua ricerca nell'unico luogo del piano che conosce. La casa della sua alleata Liliana Vess. Ah, Liliana Vess, il nostro ricordo. Tuttavia il suo cammino è irto di pericoli e presto riceve l'agghiacciante benvenuto di un branco di mannari. Not good. Drago fantasma, me lo ricordo, ce l'abbiamo avuto già per Magic Duels Origins. Stormgeist. Vabbè, insomma, lui. Convolare. Qual è il numero di carte nella tua mano? Ok. Ogni qualvolta lo Stormgeist infligge danno da combattimento a un giocatore, tu peschi una carta. Esame di Jay. Sulla carta del bersaglio prende meno 4, meno 0 fino alla fine del turno. Indaga. Metti sul campo di battaglia una perdina artefatto indizio in colore con 2. Sacrifica questo artefatto, pesca una carta. Tappa una creatura bersaglio. Non stappa durante il prossimo step del suo controllore. Ma è molto strana come mano. Ma voglio provare a tenerla. Il casino con questi mazzi che cambiano sempre è che uno non capisce bene che cosa ha in mano. Mentre in Magic Duels 2015... No, Magic Duels, quello là era... Magic 2015. Oh. Avevamo il mazzo sempre uguale, quindi sapevamo un po' che cosa avevamo in mano all'inizio, se era una mano buona o una mano cattiva. Qua possiamo andare dobbiamo andare molto occhio perché abbiamo davvero poca idea di che cosa c'è nel nostro mazzo in totale. Continuo a pescare isole, ma non posso giocare niente. Su Origin, come campagna, Jace aveva un mazzo che puntava a far finire le carte dell'avversario. Trasforma il cacciatore solitario? Ah, in Mannaro, ok. Sì, continua. Ah, cosa abbiamo trovato? Predire il tempo. Ora prendi tre carte del tuo grimorio e aggiungi una di quelle carte alla tua mano. Mettine una in cima al grimorio e una in fondo al grimorio. Può essere interessante. Allora, a come dice, gioca il drago fantasma. Che mi sembra effettivamente l'unica cosa un po' interessante. Lo Stormgeist è interessante, ma purtroppo non possiamo ancora giocarlo. Costa 5, ne abbiamo solo 4 per ora. Prossimo giro però potremo giocarlo. Avremo ancora meno carte in mano, però quello è un po' un problema. Ok, se non altro non attacca. Piromani di Gazzaf. All'inizio di ogni mantenimento, se nel turno non sono state lanciate magie, trasforma i piromani di Gazzaf. Gazzaf, sì. Che... Ah, diventano devastatori di Gazzaf. 6-5, oddio.
con minacciare. Ah, è un po'. Ombre su Innistrad. Ok, quindi è una carta di quelle nuove. Allora, un'altra isola. Potrei o giocare questo, ma che diventa di 5. Ma qua mi dice di usare quello, allora farò che usare quello. A volare se non altro, quindi può attaccare senza essere bloccato per ora. Mi consiglia di attaccare e credo che lo farò. Ed è una buona cosa. Turno dopo dovrò attaccare per forza con questo, perché devo pescare carte e avere tante carte in mano per avercelo forte. Paria tormentato. All'inizio di ogni. Ma i paria, tra l'altro, non sono i. Senza casta indiani. All'inizio di ogni mantenimento, se nel turno non sono state lanciate magie, trasformo il paria tormentato in lupo mannaro scatenato. Ah, guarda, prima lo colpisco con le pietre e c'è la luna piena. E passata via la nuvola. È interessante sta storia. Molto carina. Molto carina. Mi chiedo fisicamente come fanno con queste carte qua. Cioè, tu c'hai in mano l'altra. Non è che è fronte retro, perché ne sai già che cos'è. Boh. Singolare. Anzi, se voi lo sapete, sarei molto curioso di capire come sono gestite queste nel mazzo fisico. Ok. Quindi c'è tutti che si buffano in pratica se. Morso rabbioso. Una creatura bersaglio che controllo infligge danno pari alla sua forza a una creatura bersaglio che non controlli. Oddio. Crebbio. Non ci voleva proprio quella. Adesso mi ha fatto anche un pacco di danni. Non la vedo per niente bene sto giro. Perché non mi dice di giocare l'isola? Ah, perché. No, ma il colore là non ce l'ho più che mi. Esploratori della Relittopoli. Indaga. Sì, giochiamo l'isola, però. Predire il tempo può essere interessante. Però vabbè, tanto ci conviene farlo dopo. Allora, prossimo giro. Posso sopravvivere se lui mi attacca con tutto. 8 e 3, 11. Al pelo, ma sì. E poi dovrei giocare qualcosa. Qua mi dice di usare l'esploratore della Relittopoli. Che sì, effettivamente è una creatura 2-4. Che è un'ottima cosa perché potrebbe essermi utile per bloccare tipo questo. Il paria tormentato. E in più mi ha evocato questo. 2, sacrifica questo artefatto e pesca una carta. Che effettivamente potrebbe essere interessante fare. Anzi, credo che andrò a farlo. Cosa mi è uscito? Un Geist indesiderato. Che diventa un intruso inarrestabile. Non può essere bloccato da forze, da creature con forza superiore. Bella storia. E quando infligge danno a un giocatore lo trasforma in 3-3. Che non può essere bloccato. Bussare era una semplice formalità. LOL, questa carta mi piace da morire. Sì, dopo la voglio giocare, sto Geist indesiderato. E cribbio, i piromani di Gazzaf che tra l'altro diventano 6-5. Però per fortuna sono riuscito a giocare una carta ogni turno e quindi loro non si sono trasformati, altrimenti era un gran bel problema. Io credo che manderei questo contro. Aspetta un attimo però. Sì, quello è quello che mi conviene fare, vero? Io direi di sì. Mi fa 8 danni, ma lui ci perde quello. E il mio dovrebbe sopravvivere. Oh, io arrivo al pelo proprio. Ok.
Prossimo giro non so che cosa posso fare. Alle creature con difensore non posso attaccare questa, per esempio. Beh, un'isola la gioco. Ma cosa, questo non capisco, cioè nel senso tutto il danno che gli viene non esiste? Cioè posso bloccargli un qualsiasi cosa? Beh, tanto mi suggerirà dopo che cosa giocare, vediamo. Allora, adesso io direi di attaccare. Ma neanche tanto in realtà, è perché qua prossimo giro rischiamo di brutto. Se attacco con tutto lui non muore e io ci muoio il turno dopo. Quindi devo per forza saltare. E ora cosa facciamo? Allora, questo quanto costa? 3. E questo costa 2. Io li giocherei entrambi. Prima lui. Ah, invece lui mi dice di esigere le risposte. Tappa una creatura bersaglio, non stappa durante il prossimo. Ah, e potrebbe essere effettivamente una cosa molto interessante. Piuttosto che l'altro. Ah, e tra l'altro mi dà questo. Sacrifica questo artefatto, pesca una carta. Che effettivamente potrei andare a fare subito anche. Ah, quindi gli blocco una creatura, che potrebbe essere molto utile. Fabbro del villaggio, cos'è che diventa? Per curiosità, zanna di ferro. Oh, dei. Sì, praticamente è tutto un villaggio maledetto che c'è qua in giro. Un altro fabbro del villaggio, oddio, il prossimo turno sarà un gran casino. Il prossimo turno sarà un enorme casino. A meno che non riesco a fare qualcosa di intrigante. Ricercatore aberrante. All'inizio del tuo mantenimento metti nel tuo cimitero la prima carta del tuo grimorio. Se è una carta istantanea o stregoneria, trasforma il ricercatore aberrante. Che ha 5-4 e a volare. È un'ottima cosa, ma il problema è che. Perché non usare claustrofobia? Fidiamoci. Ah, perché lui effettivamente mi dice non attaccare, non attaccare. Questo può essere bloccato solo con creature con forza inferiore, quindi nella fattispecie questi due. Il comodo più che altro è quando si trasforma. Che non può essere bloccato. È molto sulle spine, nel senso che se io prendo 4 danni sono morto. E mi dici di attaccare col dragone? Col drago fantasma? E se me lo blocca? E se me lo blocca in realtà ho l'esame di Jace. Il fatto che quando tocca a lui stappa questo, eh. Perché mi dice di. Sì, perché se lui mi blocca con questo gli muore. Lui probabilmente bloccherà per uccidermelo. No! Non me lo blocca. Oddio, allora, adesso cosa facciamo? La claustrofobia devo usarla, per forza, su lui. Ok,
mi dice usa il banco di nebbia che ci sta. Mo perché non posso più giocare altro? Allora, mi dice di bloccare con quei due. Perché? Questo che cos'è? Un 3-4. Ah, forse ho capito. Blocco il timer. Esame di Jace. Lui non fa danno ma ci muore. Ottima idea. Ottima idea. Ah, io questo lo sacrificherei. Oh, un altro esame di Jace, che è un'ottima cosa. Ricercatore aberrante. Sì. Sono molto contento di ciò. L'unica cosa è che adesso non ho più mana, se per caso fosse... Ah, però se attacco con lui è chiusa. È chiusa. Ragazzi, è chiusa, per forza. Mannaggia, per un pelo, davvero sta partita. Pff, non ho saputo gestirla per niente. Proprio per niente. Un'incapacità totale. Jace implora Liliana di aiutarlo a svelare il mistero. La Planeswalker, però, è molto più interessata a raggiungere i suoi obiettivi, ossia liberarsi dei demoni che hanno ancora potere su di lei e del velo di catena, e lo respinge. Si limita a indicargli il cammino verso il maniero Markov, dimora di Sorin, ma no, non offre altro aiuto. Quindi vuol dire che ancora non è finita la parte di Origin relativa a lei? Perché dice che i demoni hanno ancora il potere su di lei, quindi probabilmente la parte di... Cioè, siamo in un momento della storia in cui ancora non è... Non si è liberata dei suoi legami con i demoni. Interessante. Comunque, per questo episodio è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Potete trovarmi anche su Facebook, il link è in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!